Aldel Conero, gara verità. Biancazzurri chiamati a confermare i progressi manifestati sul piano della tenuta contro Grosseto, Pistoiese e Imolese. Avversari non esattamente irresistibili, ma vincere non è mai facile. Sono arrivati 3 successi di fila, non accadeva da una vita. Servono naturalmente conferme. Sarà per questo molto probante la sfida con l'Ancona Matelica, che con i suoi attaccanti segna a raffica ben 31 dei 34 gol complessivi. Sono stati infatti realizzati dalle 5 punte a disposizione di Colavitto. Match da interpretare in modo intelligente. I dorici sono organizzati, soprattutto sanno ribaltare in modo repentino il fronte del gioco. Gli avanti sono rapidi e non danno punti di riferimento. Da capire quale sarà il piano partita di Auteri, che potrebbe optare per una pressione in una zona intermedia e ripartire. Sarà come sempre fondamentale la distanza tra i reparti e quindi la compattezza di squadra. Contrariamente alle previsioni, il tecnico siciliano cambierà il meno possibile. La difesa ha trovato il suo assetto e non sarà toccata. In questo caso sarebbe rinviato l'esordio di Jacobucci, peraltro annunciato dallo stesso allenatore biancazzurro nel post gara di Imola. Ecco il probabile 11. Sorrentino tre pali, in difesa Ijanes, Drudi e Veroli, nato e cresciuto in Ancona. Sulle fasce Cancellotti e Rasi. A metà campo dal primo minuto Giambo al fianco di Pompetti. Panchina per Memuscei. Davanti con Ferrari e Dursi la possibile sorpresa. Zappella e non Clemenza, una soluzione, Zappella esterno alto del tridente, già provata in corso d'opera in diverse circostanze, ma mai dall'inizio. L'obiettivo, ripartire negli spazi con una gamba sicuramente diversa. Di fronte l'Ancona Matelica, autentica rivelazione. Quarto posto, stessi punti del Pescara, 31. Fuori Papa, Berardi, l'ex del Sole causa infortunio. Sistema di gioco 4-3-3. Avella tre pali, in difesa Tofanari, Masetti, Iotti e il pescarese Alessandro Di Renzo, classe 2000, ex giovanili Delfino. In cabina di regia Gasperi, Mezzeali, Del Carro e Iannoni al rientro dalla squalifica. Gli farà spazio Michael Deramo, ex avezzano abruzzese di Piane d'Archi. In attacco Moretti e Sereni a supporto di Rolfini. Forse panchina per Alessandro Fagioli, altro ex, 8 centri in campionato, 2 doppiette in 7 giorni contro Teramo e Vis Pesaro. Il tecnico Colavitto. Per quanto mi riguarda, ho solo da imparare da una persona che ha vinto i campionati e che comunque sta sul pezzo da tanti anni. Domani sicuramente un'altra partita, giochiamo in casa e comunque abbiamo voglia di continuare a far parlare di noi di fronte al nostro pubblico. È una squadra che ha avuto, diciamo così, un percorso simile al nostro per quanto riguarda vittoria, insomma, e per quanto riguarda i punti, no? È una squadra che si è calata col passar dei mesi in questa categoria, che è una retrocessa e comunque sta capendo in che campionato sta giocando e la sto vedendo molto meglio rispetto all'inizio. Quindi per noi sarà una partita dal tasso di difficoltà enorme. Sfida sentita storica, tantissimi precedenti nelle immagini. 29 ottobre 1989, stadio dorico, infortunio clamoroso di Detrizio. Nel finale però il pareggio dell'11 di Reia, subentrato a Castagnere, punizione di Ferretti e colpo di testa di Pasquale Traini al primo gol in biancazzurro. Sempre in B, 10 maggio 1992, Fabio Lupo serve Ermini, destro poderoso ma centrale sorpreso Savorani. 1-1 di Eddie Bibi su calcio di rigore, ripresa sempre dalla Dischetto, 2-1 ancora, trasforma l'ex Sandro Tovalieri. Nel finale punizione di Nobile, una pennellata per Sorbello che di testa trafiggenista. Di lì a poco sarà festa promozione in Serie A per entrambe. 25 settembre 1994, messe di gol 3-3, De Angelis sblocca ma il Pescara di Rumignani la ribalta, doppietta di Edoardo Artistico con la palese complicità dell'estremo dorico Berti, 2-2 di Baglieri, contro sorpasso firmato da Caccia su calcio di rigore, allo scadere il pari definitivo 3-3 di Tiziano De Patre. 14 aprile 1996, il Pescara di Gigi Maifredi, subentrato a Franco Oddo, impatta al Del Conero, sponda di Edoardo Artistico e 1-0 di Capitan Modica, vantaggio annullato nella ripresa da Andrea Carnevale. L'ultimo precedente, Serie C, 10 febbraio 2008, perla di Antonino Cardinale, raddoppio di Marco Sansovini
A Corcia, Mastro Nunzio, il Pescara di Franco Lerda si impone 2-1.